Il caso di Peppina, la 95enne terremotata di Fiastra a rischio sfratto, dovrebbe essere arginato con una richiesta di sospensiva al TAR per il provvedimento di sequestro della casetta di legno scattato con i sigilli sabato scorso. La casetta, costruita con i risparmi di famiglia e in un terreno di proprietà, sarebbe priva di autorizzazioni edilizie e paesaggistiche e sarebbe realizzata in zona a rischio sismico, ricorda la Procura di Macerata in un comunicato. La Regione ipotizza una sanatoria per consentire all'anziana di restare nel paese dove vive da 75 anni e per rispettare il suo desiderio di morire tra le montagne che chiama casa. Intanto si chiede una sospensiva, si fa ricorso al TAR e quindi chiediamo la sospensiva. Poi molto probabilmente si può procedere con una sanatoria di qualche tipo, adesso vedremo nel merito, ma ci siamo indirizzati sulla strada che possa portarci alla soluzione del problema per quanto riguarda, così come vogliono i familiari, la stessa signora Peppina. Cioè, questo è un caso specifico, ma forse è un fenomeno diffuso quello nell'area del cratere? Insomma, noi su questa cosa siamo intervenuti anche a novembre, noi adesso parliamo di questo caso specifico, è ovvio che gli abusi laddove sono stati commessi sono abusi. Vedremo di volta in volta, ogni giorno la sua pena, intanto oggi cerchiamo di risolvere questo problema che è un problema, credo, umano relativamente a una signora che ha 95 anni che chiede solo di poter morire nella sua abitazione laddove è sempre vissuta. Quindi mi pare che al di là di tutto la legge giusta, sacrosanto, il rispetto giusto e sacrosanto della legge debba essere in qualche modo coniugato con un minimo di buonsenso, soprattutto in presenza di una tragedia, di una catastrofe come quella del terremoto che ci ha colpito. Voglio precisare che sugli abusi la Regione nulla può fare perché è materia di legiferazione nazionale. Quindi o interviene il Parlamento con una norma, ma delicata, molto complessa, molto difficile, perché effettivamente gli abusi non devono essere commessi, soprattutto edilizi, perché dopo ci ricordiamo quello che è successo qualche mese fa, terremoto di Casamicciola. Quindi o il Parlamento emana oppure noi non possiamo fare nulla sugli abusi. E su quella legge che avete votato qui? Quella legge non interviene sull'abuso, quella legge dice in pratica che tutte quelle norme in materia urbanistica vanno applicate per la Regione Marche in maniera estensiva anziché restrittiva. Però non può e non poteva, non sarebbe stata ritenuta inammissibile, ci sarebbero stati dei ricorsi se noi avessimo legiferato o fossimo intervenuti sul discorso degli abusi.